Che è tornata a trovarci la nostra nonna Marisa Enrico, perché anche oggi, perché ci avete veramente inondato di telefonate per sapere esattamente tutti i rimedi che conosce la nostra nonna Marisa. E devo dire, il tempo non è mai abbastanza con nonna Marisa, no. Finisce sempre subito, è troppo in fretta. E allora noi cerchiamo, no, di richiamarla ovviamente quando la nostra Marisa può, perché insomma anche lei è impegnata durante il giorno, come per carpirle tutti i segreti che ha. Ecco, e perché lo sapete che lei veramente ha una casa magnifica, piena di libri, e la maggior parte di questi libri è dedicata proprio ai rimedi naturali, alla fitoterapia, no? Una parte della biblioteca della nostra, una piccola parte. 14.000 volumi in casa. Insomma, però una piccola parte, perché e questi volumi ce li sta donando, ce li sta regalando con questi suoi preziosi davvero consigli. Allora, oggi, cara Marisa, parleremo di tre piante, di tre frutti. Diciamo sì. Così, allora parleremo del peperoncino, delle virtù, delle proprietà del peperoncino, della borragine, questa erba, questa pianta un po' sconosciuta, sia cresce a 100 metri di qui, qua. Ce n'è un rigoglioso cespuglio. E adesso lo andremo anche insomma a raccogliere e poi parleremo dell'avocado. Dunque, allora, tre frutti, io ho detto, che ci aiutano a star meglio. Iniziamo dal peperoncino. Allora, le proprietà del peperoncino, che è stato a volte anche negli anni un po'... un po' tacciato di non far troppo bene alla nostra salute, soprattutto per chi soffre di problemi intestinali, di problemi allo stomaco. Ovviamente, allora, chi soffre di reflusso gastroesofageo, ovviamente lasci perdere, insomma, ci sono altri alimenti, insomma, ci sono altre cose per condire meglio i nostri alimenti. Un sacco di acido cloridrico in giro, c'è bisogno della capsicina. Della capsicina, ma esatto. Guarda, allora, le proprietà del nostro caro peperoncino. Partiamo da un dato di fatto. Ci sono dei paesi in Italia che sono ben noti per avere la quantità più esorbitante di centenari. Uno per esempio è il Roseto degli Abruzzi. Roseto degli Abruzzi consta che i peperoncini che crescono dappertutto da noi, soprattutto quelli rotondi, perché questo è quello anche ambito dai cultori facciamolo vedere meglio, ecco. Rassomiglia a un cornetto e quindi a Napoli è molto. Io devo stare anche molto attenta, non posso esattamente, magari qua non mi devo mettere assolutamente le mani. Beh, fin quando si taglia, insomma, il peperoncino. Loro invece usano il cosiddetto diavolicchio, perché l'altro modo di crescere del peperoncino è il frutto globoso, pieno di semini. Ora, Roseto degli Abruzzi viene tagliato a spicchi, messo in una ciotolina, irrorato con qualche goccia d'olio d'oliva e viene mangiato con il pane, come un companatico. La prima volta che ci ho provato io ho pensato di dover chiamare assolutamente i vigili del fuoco, ma vi spiego perché. Perché oltre la capsicina, che è la caratteristica, che c'è anche negli altri peperoni. Sì, devo dire che gli scienziati lo stanno studiando, perché pare abbia anche degli effetti antitumorali, no? Esatto. Gli scienziati sono molto, stanno studiando proprio questa sostanza, la capsicina, che hanno visto che ha innanzitutto un antinfiammatorio. Sì, senza dubbio, un antinfiammatorio, un cardiotonico, un ipotensivo, un emolliente delle vie aeree. Per esempio, ci sono dei cantanti ai quali va giù la voce e lo mettono in infuso, fanno un gargarismo, è brutale, però la voce ritorna, forse appunto spaventata dalla brutalità del mezzo. Ma comunque poi ha degli effetti ancora digestivi, salvo, come ha già detto la nostra Monica, in casi di ipercloridria, cioè quando avete reflusso esofageo, magari quello è serio. Sì, perché si unisce la capsicina e l'acido cloridrico ed è quasi esplosivo. Ma è anche un antiossidante ed è quello che ha fatto pensare ai medici di esplorarne le capacità anticancerogene e antitumorali. Ora vediamo le applicazioni. Esatto, quali sono? Prendiamo, che cosa possiamo per esempio fare? Una cosa molto diffusa: caduta dei capelli. Caduta dei capelli. Che e ad allora... ogni cambio di stagione, non è vero che soltanto a novembre cadono i capelli. Anche il tempo delle castagne. Esatto, non soltanto durante il tempo delle castagne, ma anche nei cambi di stagione. Per esempio, insomma, questo è uno dei periodi più pericolosi per i nostri capelli, che hanno bisogno di un vigore maggiore, no? Hanno bisogno di una sferzata di energia. La possiamo
possiamo dare con il peperoncino. Qui facciamo delle frizioni. Allora, prendete carta e penna, così la nostra Marisa vi dà subito la ricetta. Oh, 15 grammi di peperoncini, possono essere anche i peperoncini disseccati e pestati in un mortaio, quindi sono praticamente una polvere un po' grossolana. Compreso i semi, mi raccomando, qualcuno dice stolgono i semi, no, no, del peperoncino assolutamente no. 15 grammi di peperoncino secco equivalgono grosso modo a un peperoncino di questa stazza quando è fresco. Allora, un bel peperoncino. Si mette a macerare. Macerare vuol dire tenere a lungo, cioè in maniera che emetta le sostanze, per 10 giorni in alcol. Quando diciamo alcol abbiamo detto fino alla nausea, è quello a 70 gradi, che è quello che serve per fare i liquori. Lo teniamo 100 grammi quindi di alcol, 15 grammi di peperoncino e lasciare macerare per 10 giorni. Al termine, in questo liquido spiritoso, si intingono le punte dei capelli e si strofina il cuoio capelluto. Questo perché aiuta la circolazione sanguigna, perché in realtà la prima proprietà è rubefacente, cioè fa appunto dilatare i capillari e il sangue nuovo raggiunge finalmente al cuoio capelluto che si è leggermente disseccato oppure dove i pori piliferi si sono ristretti, e così la circolazione aiuta a far ricrescere i nuovi capelli. E la stessa per quanti cosa, giorni possiamo fare questo, beh, questo rimedio? Cosa, per quanto cosa tempo va fatto? Va fatta, dipende dall'entità dell'alopecia. Alopecia è il termine che indica appunto il punto in genere circolare dove i capelli cadono. Oppure ci sono delle fasce al centro della testa dove si diradano i capelli. Lo si fa non meno che per una settimana. Proviamoci per una settimana, insomma, per chi soffre di caduta, anche nei cambi di stagione, insomma, può essere sicuramente un rimedio naturale per aiutare proprio in questo periodo i nostri capelli un po' sofferenti. Questo con il peperoncino secco. Sì. Se poi si vuole adoperare invece quello il fresco, peperoncino fresco, magari ce l'abbiamo sul terrazzo, sul balcone, perché è anche bello, soprattutto in questo periodo, vedere i nostri bellissimi balconi. Ce ne così sono di gialli, di arancione. Esatto, poi piccoli un po' più pendole, grandi, quelli tondi che vanno all'insù, sono bellissimi. Allora, in questo caso si prende un peperoncino da 30 grammi, facciamo conto che questo, si toglie il verde, perché non ha nessuno, è soltanto un sostegno. Il verde, mettiamo tutto ciò in un litro, questa volta non 100 grammi, in un litro di alcol, sempre il solito alcol, e lo si tiene a macerare per 8 giorni. Dopo 8 giorni il liquido diventa leggermente rosato e si fa la frizione. Questa volta non frizione si lascia lì, si fa la frizione dopo essersi lavati i capelli con uno shampoo non troppo aggressivo e poi si sciacqua via con acqua oppure con acqua e aceto, lo avevo già detto altre volte. Acqua e aceto sì, sempre. L'ultimo risciacquo per i nostri capelli, per rinforzare un po', sempre l'acqua e aceto. Mia nonna me lo faceva quando ero piccola. Faceva benissimo, sarà per quello che hai dei bellissimi capelli lucenti. Vero, me lo faceva la mia nonna. Come vedete è un rimedio molto molto semplice, però, ripeto, non è un rimedio così blando, ha una sua aggressività. Assicuratevi sempre prima di utilizzare queste cose facendolo o nell'incavo tra l'indice e il pollice oppure qui nella reazione cutanea. Provate e vedete se per caso vi fa una bolla, lasciate perdere. Ce ne sono degli altri di rimedi, insomma, questo per chi insomma non soffre di allergia al peperoncino. Ho letto anche che quando insomma una persona, come nel tuo caso, tu hai assaggiato quando stavi in Abruzzo questo peperoncino abbastanza forte, per stemperare un po' l'azione del peperoncino basta mangiare un po' di yogurt? È vero, ma lo yogurt fa questo effetto anche nel caso che per esempio si ingurgita qualche cosa che non sapevamo che ci avrebbe fatto male. Probabilmente lo yogurt bianco, non lo yogurt zuccherato, quello puro, senza zuccheri aggiunti, insomma. Possibilmente il kir non è il bifidus di cui si parla sempre tanto, che è solo lassativo, no, ha degli altri batteri
che sono effettivamente disalteranti. Quindi se avete fatto un'esagerazione vi brucia dappertutto, poco di yogurt. Un po' di yogurt e vi passa tutto. Però dobbiamo dire anche delle altre proprietà del peperoncino, perché può abbassare il colesterolo e può sicuramente aiutare chi soffre di artrite, di artrosi, no? Addirittura proprio spalmando il peperoncino su una parte dove particolarmente l'artrite e l'artrosi fanno soffrire, essendo un rubefacente, cioè appunto è un diaforetico, serve per sudare. Il rubefacente invece vuol dire che fa arrossire, perché? Uh-huh. Perché richiama la circolazione dei capillari e l'artrite viene un po' lavata via. Ma dovete pensare che nel peperoncino c'è un sacco di buona roba, per esempio vitamina A, che è difficile, vitamina C, la vitamina WP. E poi c'è dentro la lecitina. Normalmente quando si parla lecitina, che è contro il colesterolo, si pensa subito alla soia. Esatto. Invece il peperoncino sa da noi a darci la lecitina da molto tempo prima che arrivasse la soia dall'Oriente. Dobbiamo un po' abituare il nostro palato probabilmente, sì, anche al gusto del peperoncino per quanto riguarda le preparazioni culinarie, no? Sì. Allora dobbiamo abituarlo. Noi italiani, è vero, soprattutto in alcune regioni lo usano anche molto. Aglio olio peperoncino, un piatto tipico, anche molto semplice da fare. Però anche i nostri bambini, io so che fino a una certa età però il peperoncino non va consigliato. Ma perché hanno delle mucose molto delicate, non hanno ancora l'epitelio consolidato, però lo possiamo piano piano abituare a. Ah, esatto, piano piano. Mettiamogli magari un quando i bambini leggero, iniziano leggero a crescere verso i 12, esatto, 13 anni, perché no? Insomma, possono sicuramente insomma far bene, perché se gli scienziati stanno cercando di capire quali sono gli effetti di questa sostanza, la capsaicina, che è presente appunto nei peperoncini, perché no? Allora iniziamo ad abituarli con il sapore. Allora adesso passiamo ad un'altra pianta, la borragine, no? Questa pianta un po' sconosciuta ai più, diciamo così. In verità sì. Perché non è molto, però invece fa benissimo. Va migliorando la conoscenza. Stiamo vedendo ecco, questi fiorellini li blu. Li trovate dappertutto, i fiori blu più noti che nel campo erbolistico. No? Questo, in primavera. Sono già tutti in fiore, li ho visti qui giù in via Aurelia Antica, ce ne sono, crescono, è grande così. Ha dei fiori blu stupendi. I fiori blu che si mangiano sono quelli della cicoria, che hanno lo stesso colore, ed eccoli là. Ecco. Questa pianta. E il fiore ha un sapore delicato come il cetriolo? Tutta la pianta ha odore e sapore di cetriolo. Tanto è vero che nel nord addirittura tagliano i gambi e li servono proprio conditi in insalata, proprio come noi facciamo con le fettine del cetriolo. Ma sia i fiori che le foglie della borragine sono utilizzatissime, per esempio nel mondo balcanico, in Grecia, e infatti traducendo molto male dal greco all'italiano, c'è un detto contadino: e la borragine dà coraggio. Ah, cioè, in vero. Che modo? Perché è un ansiolitico, perché dà forza e quindi i cattivi pensieri se ne vanno. Ma io ho letto una cosa che addirittura i Celti lo davano ai propri guerrieri, proprio perché pensavano che proprio la borragine avesse questo effetto di ovviamente di donare coraggio ai propri guerrieri, per cui prima di andare in battaglia si facevano una grande scorpacciata di fiori di borragine, per cui diventavano probabilmente molto più coraggiosi. Questa è una delle tante curiosità proprio sulla borragine. Avete visto quanto era spinoso quella peluria che cresce lungo i gambi, i fiori, eccoli là. Uh-huh. E quando vedete questo tipo di spina che non è urticante, che non punge veramente, è soltanto ispida, dovete pensare che quella pianta contiene una cosa molto importante, uh-huh, la silice e il potassio. Ah, esatto, sia la silice, sì, che il potassio infatti sono curativi degli stati ansiosi. E quindi noi li adopereremo in vari modi. Allora, anche in questo caso la borragine ha un'azione diaforetica, cioè ci aiuta a sudare, esatto, per cui nei casi di forte influenza oppure di una forte bronchite, anche di un forte raffreddore, la borragine viene in nostro aiuto. In che modo? Noi possiamo adoperare due modi. Uno, i fiori. I fiori possono essere messi
in una tazza e ci si versa sopra dell'acqua bollente, 3 minuti, non di più, perché altrimenti se ne vanno via le antocianine, cioè quegli elementi che rendono azzurro. Una bevanda, tra l'altro, servita in una tazzina bianca, dà anche emotivamente, visivamente celeste. Non è facile bere un tè celeste. Bevuto così è un rimedio per la bronchite, perché risolve il catarro, indurito. Ma noi, se invece è influenza bella conclamata, con bronchite, eccetera, si mettono 20 grammi di questi fiori. Ecco, la stiamo vedendo, la tisana, per cui carta e penna, allora 20 grammi di fiori. In questo periodo si possono anche cogliere, fare disseccare, uno per ne cui tiene. Se vi trovate a Roma tutti insieme su via Aurelia Antica a raccogliere i fiori di borragine. C'è un po' dappertutto. Allora 20 grammi 20 di fiori. 20 grammi di fiori per 10 minuti, tenuti in 1 litro di acqua. E si beve caldo, perché appunto deve creare nell'organismo un calore interno che serve a portare fuori quanto di male. Quante volte al giorno, insomma, se abbiamo questa febbre che ci tormenta? È 1 litro d'acqua, quindi questo qua in 3 o 4 tazze lontano dai pasti. Sì, anche perché quando uno ha la febbre non è che ha molta voglia di mangiare, no? E non ha nemmeno voglia di bere, invece bisogna bere perché è risolutivo. Poi si può adoperare addirittura sempre con i fiori e sempre con la stessa modalità. Viene bevuto in 3-4 occasioni durante il giorno e serve per risolvere quella che viene chiamata nel sud la boccarola, cioè l'herpes labiale, che viene fuori con l'influenza. Bere questo tipo di liquido caldo fa bene anche perché l'herpes ce l'abbiamo sempre. Per la prima volta, chi una persona è stato colpito dall'herpes una volta tornerà, ovviamente, perché l'herpes purtroppo qualsiasi convive, porta di nuovo si porta l'herpes. Ovviamente allora diamo subito la ricetta del rimedio contro l'herpes labiale. Allora, in questo caso occorrono 30 grammi di fiori freschi di borragine, 1 litro di acqua. E come dobbiamo prepararla? E poi basta, si mette solo l'infusione. La bevanda si lascia per 10 minuti a tirare, come si suol dire. E dopo si beve sempre fuori pasto. Ecco, 3 tazze al giorno per 3 giorni. Pensate che quelle grosse foglie che ha, se ne prendono 3 o 4, si tuffano nell'acqua bollente, per esempio, e si tengono per pochissimo, messe su di una garza, su una benda, e applicata sulla gamba del gottoso. La gotta. C'è acido urico. E fa un male terribile perché dilata la pelle. Bene, anche per la gotta è un rimedio assolutamente valido. Valido. Allora, che cosa vogliamo chiedere di più a un'erba di campagna? Se poi volete fare i fighetti e servite un'insalata di patate durante un pranzo, prendete i fiorellini azzurri, sparpagliateceli sopra. È una bellissima figura, anche oltre a essere buono. Allora, adesso passiamo ad un altro frutto e proprio su questo noi inizieremo a fare una bella preparazione. Allora, parliamo dell'avocado. L'avocado. Anche in questo caso un frutto ricchissimo di proprietà. Molto ricco. Però, diciamo, non gradito come sapore a tutti. A tutti, è vero. È vero che si può. Ecco, noi lo tagliamo. Sì. Anche in questo caso è un antinfiammatorio, no? È un antinfiammatorio, infatti è quello l'effetto. È praticamente un burro vegetale. Si può addirittura anche spalmare sui tramezzini ed è una buona cosa, perché in fondo questo avocado è un calmante, un emolliente. Ed ora, la proprietà appunto di essere emolliente... Ecco, togliamo innanzitutto il nocciolo. Togliamo il nocciolo. E lo mettiamo da parte. Se non avete problemi di adesso vi dirò come si usa, quel nocciolo non lo buttate, mettetelo anche in un vaso. Anche perché è bellissimo. È bellissimo, è sempre un pochino viscido. È bellissimo, sì. Però, ecco, allora che si fa? Si prende una tazza di panna da cucina. Sì. Si può adoperare anche qualche altro veicolo, per esempio il burro di karité che adesso si trova, ma che è l'ultimo arrivato. Esatto. Si prende la polpa, io lo faccio qui, sto facendo un po' una schifezza, ma insomma... No, perché una schifezza? Allora, ecco, lo mettiamo qui, ok. Lo spalmiamo, ci aggiungiamo un poco di panna,
lo spalmiamo, lo mescoliamo. E questa è buono da mangiare in realtà. In fondo si può anche mangiare. No. A chi piace insomma il gusto dell'avocado. Sì. Allora che si fa? Si prende questa una cucchiaiata, no? di questa poltiglia. E si mette, per esempio, molte persone, anche gli uomini adesso, la sedentarietà fa spesso proliferare la cellulite. Cioè cellulite e cellulite, qui non stiamo parlando di cellulite antiestetica, ma di cellulite malattia, perché è un'infiammazione del derma. Lì dentro ormai sono degli gnocchi così solidi e duri che le vene non ce la fanno più. Certo. Bene, messo questa poltiglia sulle gambe, magari sulla pancia, sulla parte infiammata, si usa il nocciolo, lo si risporca e si gira e rigira sulla parte interessata, perché questo fa anche da massaggiatore. Ed essendo molto liscio, molto anche piacevole. Insomma, per chi soffre di cellulite non troppo, perché insomma i bozzetti della cellulite non sono proprio piacevoli da toccare. Male. Mentre ci sono delle creme già preconfezionate che hanno anche un ottimo risultato, che però danno proprio fastidio. Invece questo no. Penetra, come vedete, perfino nel palmo della mano, che è poco recettivo per le pomate. Ebbene, dà un ottimo risultato. Allora ripetiamo la ricetta per questa crema anticellulite all'avocado, molto semplice, anche da fare. Provateci e magari insomma scriveteci e raccontateci ovviamente i risultati che avete ottenuto. Allora, occorre mezzo avocado, una tazzina di panna. E mettetelo in una coppetta, in una tazzetta, in maniera che non schizzi di qua e di là. E poi solo con il nocciolo viene distribuito sulla pelle e si insiste in movimenti possibilmente circolari, perché le pomate che vanno succhiate dalla pelle vogliono anche che non siano massaggiati in modo avanti e indietro, in maniera circolare. Si può anche adoperare nei contorni del volto quando sono molto rilassati, per esempio. Infatti adesso la mia mano sta tirando. Esatto, vedo che si sta seccando molto e si tira. Dopodiché un effetto lifting, lo si lascia il più possibile e poi si lava via con acqua tiepida. Allora, grazie davvero a nostra Marisa Enrico per averci ovviamente donato anche oggi tutti i suoi segreti, che sono racchiusi. Una parte, diciamo così. Oggi ci ha parlato di questi tre, ma tornerà ben presto a trovarci. Grazie alla nostra Marisa Enrico.